Salve popolo YouTube, io ne ho già 82 e il nostro amico Echo the Dolphin vi diamo il benvenuto o il bentornato sul canale Shion. Dopo il nostro video su Anna dei Dream Painters di qualche mese fa, ci è venuta voglia di recuperare altri progetti italiani molto interessanti. E l'occhio ci è caduto su un progetto che è partito proprio quest'anno, che si chiama Shadow on the Vatican. Si tratta di un'avventura punta e clicca distribuita ad episodi e lo sviluppatore che ha realizzato appunto questa avventura è uno sviluppatore napoletano e si chiama Tenth Art Studio. Appunto, come dicevo, si tratta di un'avventura punta e clicca, è a episodi, per adesso è uscito solamente il primo episodio che si chiama Shadow on the Vatican, atto 1, Avarizia. Questo episodio potete trovarlo, acquistarlo e scaricarlo dalla piattaforma Zodiac, che è una piattaforma fatta apposta appunto per le avventure grafiche, totalmente italiana, altrimenti lo potete trovare anche su Desura. Attualmente sta anche concorrendo per essere pubblicato anche su Steam tramite il progetto Greenlight. E, come vi dicevo, si tratta di un gioco dalla trama thriller, thriller religioso, quindi siamo più o meno dalle parti di Dan Brown, quindi atmosfere di quel genere, ed è tratto liberamente, molto liberamente, da un libro che si chiama, un libro che si intitola Il nome di Dio di David Yalop, un saggio appunto sulla Chiesa uscito diversi anni fa. Non perdiamo altro tempo, quello che devo dire ve l'ho detto, vi ho presentato il gioco, quindi passiamo subito a vedere le caratteristiche di questo primo episodio di Shadow on the Vatican, quindi atto 1, Avarizia. James è un ex prete cattolico americano. Dopo aver vissuto qualche anno nell'orrore della guerra come medico senza frontiere, si trasferisce a Roma, dove viene contattato dal suo amico ed ex collega Padre Cristoforo. Dal tono della chiamata James capisce subito che c'è qualcosa che non va, e infatti questo piccolo evento sarà la messa in moto di una trama fitta e densa di misteri che getterà il povero medico in molti, anzi moltissimi guai. Shadow of the Vatican si presenta come la classica avventura punta e clicca in terza persona, personaggi poligonali in 3D e sfondi pre-renderizzati in 2D. L'interfaccia è la più canonica possibile, la barra spaziatrice evidenzia gli hotspot disponibili nella schermata. Cliccando sopra di essi con il tasto destro del mouse potremo esaminarli e col tasto sinistro interagirvi. Il filmato iniziale è composto da una serie di tavole disegnate che illustreranno la vicenda alla maniera del classico fumetto, cosa che mi richiama alla mente il fatto che l'avventura grafica italiana ha sempre avuto i fumetti come matrice di ispirazione. Comunque, la qualità del disegno è davvero molto pregevole e la ritroveremo per tutti i dialoghi, dato che durante di essi vedremo una rappresentazione disegnata del personaggio in primo piano invece dei manichini poligonali che stanno tinchi in piedi come in altre avventure. Sembra una stupidaggine, ma trovo questa scelta, già vista in altri giochi indipendenti dello stesso genere, molto azzeccata. Soprattutto utile per approfondire la caratterizzazione dei personaggi. Infatti uno dei punti più deboli della grafica di Shadow on the Vatican sono proprio i modelli dei personaggi, non molto ben dettagliati e dotati di animazioni un po' povere, malgrado siano state realizzate tramite la tecnica del motion capture. Proprio per questa ragione, gli ottimi disegni colmano questa lacuna, rendendo i personaggi molto più profondi e meno freddi dei loro manichini poligonali. Cosa che invece capitava un po' anche in altri giochi, anche molto più blasonati, come appunto Black Mirror della Future. A questo punto mi viene da chiedere se non fosse stato meglio sviluppare tutto il gioco con una grafica puramente 2D, ma mi rendo conto che lo sforzo produttivo sarebbe stato ingente. Disegnare le animazioni di ogni singolo sprite è una pratica che porta via un mucchio di tempo. Il modello poligonale invece è molto più svelto e pratico, proprio perché non costringe i grafici a disegnare ogni singolo frame per l'animazione. E questa è la ragione per la quale molte avventure di adesso prediligono il cosiddetto 2.5D, cioè gli sfondi bidimensionali e i personaggi poligonali. Avarizia è solo il primo episodio della serie e quindi è inevitabile che la longevità non sia molto consistente. Anche lo spazio dedicato agli enigmi mi è sembrato un po' risicato. Infatti in questo primo episodio la fanno molto da padrone i dialoghi. Parlerete molto e con tanti personaggi, mentre gli enigmi da risolvere non saranno tantissimi. Malgrado ciò si avverte la volontà di variare un po' l'esperienza offrendo ogni tanto qualche situazione un pochino più dinamica. Ma per il primo episodio non si registrano ancora enigmi veramente memorabili o particolarmente ostici. Per fortuna però poche volte gli enigmi saranno davvero fuori contesto, risultando integrati abbastanza bene con la trama, e questo è un aspetto abbastanza importante, almeno secondo il mio parere, perché lo considero un termometro con cui si può giudicare la buona fattura di un'avventura grafica. La forza di Shadow on the Vatican sta tutta nella trama e nei suoi personaggi.
In questo primo episodio ho apprezzato molto il personaggio di James, perché non risulta essere il classico ex prete colpito dal classico cliché della crisi di fede. Il suo abbandono della tonaca infatti sembra essere causato più da un moto di ribellione verso la casta clericale che per una crisi interiore. Il potenziale per avere un buon personaggio c'è tutto. Inoltre ho trovato interessante il fatto di costringere il giocatore a interpretare i panni di un personaggio diverso proprio nelle ultime battute dell'episodio. Non si tratta di una scelta originale, visto che quella del doppio personaggio è una feature sfruttata in tantissime altre avventure a punta e clicca precedenti, ma in questo caso tale caratteristica è inserita al punto giusto proprio per enfatizzare il cliffhanger e mantenere l'attenzione del giocatore alta. Del personaggio in questione non dico nulla, per non spoilerare la trama, ma vi posso anticipare che si tratta di un individuo carico di mistero e di molti interrogativi. Atto 1 Avarizia è ancora un gioco acerbo, sotto diversi punti di vista, ma la trama sa catturare al punto giusto, e sono molto curioso di vedere come il progetto si evolverà nei prossimi episodi. Bene popolo YouTube, questo era il primo episodio di Shadow on the Vatican. Siamo in trepida attesa del secondo episodio che dovrà uscire a breve o comunque fra poco tempo. Intanto vi ricordo che questo appunto gioco è disponibile, potete comprarlo, acquistarlo su Zodiac oppure su Desura. Sempre su Zodiac potete trovare anche una demo, con la quale potete scaricare questa demo in modo da provare il gameplay, il gioco con le vostre manine. E vi ricordo sempre che il gioco sta concorrendo su Greenlight per essere pubblicato su Steam, quindi se vi ispira, se volete che questo gioco venga pubblicato anche sulla piattaforma Valve, andate alla pagina di cui trovate il link qua sotto assieme agli altri, alla pagina di Greenlight e votate, mi raccomando. Bene, io per adesso ho finito, per oggi vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima video recensione, comunque al prossimo video. Ah sì sì, scusate, vi saluta anche ecco The Dolphin, ciao, alla prossima. Popolo di YouTube, sono ancora qui per farvi un piccolo annuncio. Il 29 e il 30 di settembre si terrà qui a Forlì, città dove stiamo io e ecco in questo momento, si terrà il Jugfest, la quarta edizione del Jugfest. Si tratta praticamente di una manifestazione atta a celebrare la famosa console dell'Atari, l'ultima console che l'Atari abbia mai prodotto, appunto l'Atari Jaguar. Console molto curiosa, piena di giochi trash, piena di giochi belli, giochi brutti, insomma di tante cose veramente molto interessanti e curiose. E non solo, il Jugfest si propone anche di celebrare tutto quell'hardware alternativo, tutto quell'hardware alternativo che ha tentato negli anni di proporsi come appunto alternativa alle console mainstream. E ci saranno tantissimi eventi, tipo ci si potrà provare giochi, ci si potrà provare le varie piattaforme, ci saranno dei piccoli tornei e anche un'area scambio dove si potranno acquistare e scambiare giochi. Poi non mancheranno anche altre sorprese, da quanto i curatori dicono, e quindi io ed ecco saremo lì anche per documentare un po' l'evento e lasciare qualcosa ai posteri. Spero che nei giorni di 29 e 30 di settembre voi siate da queste parti, qui a Forlì o comunque nelle vicinanze, e vogliate fare un salto qui da noi. Grazie ancora per averci ascoltato e magari ci vediamo il 29 al Jugfest. Ciao!